La trasmissione di oggi cominceremo a parlare sempre del crogiolo del male. E il crogiolo del. Non rispondo per la prima mezz'ora. Chi parla? Aspetta un attimo. C'è una telefonata, abbiamo un attimo, sì. Vabbè, dai, gli dico per telefono, dico per radio. Grazie. Dunque, grazie Mario. Grazie, ciao. Niente, mi ha chiesto un radioascoltatore, ha chiesto per i miei libri. I miei libri vengono diffusi dall'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Ed è sufficiente richiederli con due righe, il costo non è altissimo, siamo riusciti a stamparlo in formato A3, cioè in formato grande, e riducendo il più possibile i costi di confezionamento, di spedizione e di stampa. Si tengono dai 15 alle 20 mila lire a seconda del libro. Credo costi di più Gesù di Nazareth, l'infamia umana, perché è un po' più grosso tutto lì, insomma, sono questioni tecniche più che altro. Basta richiederlo con due righe all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, vi do l'indirizzo, Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, 36063, Marostica, Vicenza. E niente, vi mettete d'accordo con l'istituto, dando, non so, il vostro indirizzo, i vostri dati, come averli. Francesco si dà molto da fare per spedire questo materiale. Va bene, c'è una prima di cominciare la trasmissione di oggi che parleremo del crogiolo del male ed è esattamente di un elemento fondamentale nel crogiolo del male, cioè la sospensione del dialogo interno, come viene bloccata la sospensione del dialogo interno, cioè come viene impedita, e tratteremo questa sospensione del dialogo interno nel crogiolo del male. L'ho diviso in due trasmissioni perché è molto lungo e ha due aspetti diversi e diametralmente opposti. Praticamente lo sviluppiamo prendendo un pezzo da Eros e civiltà di Herbert Marcuse e l'altro pezzo facciamo un'analisi delle storie della pincola, cioè donne che corrono coi lupi. Praticamente prendiamo un'analisi di queste storie. L'analisi di queste storie la faremo nella prossima trasmissione. Oggi tratteremo i fantasmi della ragione, sospensione del dialogo interno, i fantasmi della ragione che impediscono di sospendere il dialogo interno, comunque dopo parleremo di questo. Prima c'è una piccola polemica che è sorta in questa settimana, cioè in questi giorni, già ne avevamo parlato la settimana scorsa, ed è il discorso sulle sette religiose. Il discorso sull'allarme che è stato lanciato sulle sette religiose da parte del Ministero degli Interni. In realtà, il Ministero degli Interni non ha lanciato nessun allarme sulle sette religiose. Semplicemente è stato diffuso uno studio che è stato fatto dal Ministero degli Interni su le varie tendenze, i vari gruppi, le varie ipotesi, i vari sistemi di pensiero che hanno le varie persone. Ora, il termine pericoloso, riferito alle sette, ai gruppi di pensiero, abbiamo già detto che tanto mettono dentro tutto come il termine sette, non distinguono niente, per cui fa tutto bene. Il termine pericoloso si divide in tre modi per essere pericoloso. Il primo modo per essere pericoloso è quello rispetto agli esseri umani, rispetto alle persone, cioè le persone che vengono coscritte, vengono costrette, vengono intimorite, vengono obbligate a fare delle cose e questo è un tipo di pericolosità. Il secondo modo per essere pericolosi è quello di attentare, diciamo così, allo Stato, cioè fare delle cose, delle azioni criminose ispirate al sistema di pensiero che si opera. Cioè uno praticamente può dire, non so, boh, a me quella religione non piace, gli metto una bomba. Ecco. Questo è un sistema di pericolosità di cui si occupa essenzialmente il Ministero degli Interni. Esiste il terzo modo di essere pericoloso ed è quello che, diciamo
che le persone dimostrano come quelli che vengono considerati i concetti, la religione ufficiale, sia in re, o quella detta storica, quella detta ufficiale, il cattolicesimo, in poche parole, sia un modo per costruire campi di sterminio, sia un modo per stuprare le persone, sia un modo per mentire, per truffare, per rubare. Questo è un altro tipo di pericolosità. Allora, nel primo tipo di pericolosità, quello che obbliga le persone a fare delle cose, ricordiamo che se le persone non vengono costrette con la violenza è una scelta comunque loro, anche se le condizioni le portano a fare delle cose, è una scelta loro. Il reato di costrizione, adesso mi viene in mente esattamente come il nome, fu abolito dallo Stato italiano, dal sistema giuridico italiano, il reato di plagio fu abolito. Quando ci si accorse, durante un famosissimo processo di 30 anni fa, quando ci si accorse che la religione cattolica poteva essere accusata di plagio per le sue azioni nei confronti dei bambini. Pertanto non esiste nessun reato di plagio se non il reato di violenza, esiste il reato di violenza sulle persone. Pertanto, se una persona sceglie di fare un percorso religioso, che gli fanno un lavaggio del cervello, puttanate, sono affari suoi. Se vengono messe in essere delle operazioni di violenza nei confronti della persona, allora interviene la giurisprudenza, interviene la magistratura. Secondo cosa, se qualcuno spinge a fare degli attentati, a fare delle azioni violente contro qualcun altro, questo è compito, sventare questo è il compito del Ministero degli Interni, per cui chiaramente il Ministero degli Interni ha tutti i diritti di farsi un'idea di quello che succede, di farsi un'idea di quali sono le tendenze, quali sono il modo di essere delle persone. Il terzo motivo invece, quello che la religione cattolica è in pericolo, perché si dimostra che la religione cattolica è un'organizzazione di assassini. Ricordiamo che Oscar Luigi Scalfaro nel messaggio di Capodanno disse testualmente: anche dopo 100 anni, 200 anni, io aggiungo anche 1000, 2000, 3000 anni, un assassino è sempre un assassino. Per cui adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra da parte di un cristiano, il fatto stesso di adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra, comporta il reato di partecipazione morale in strage. Per cui ogni cristiano, da questo punto di vista, può essere considerato un assassino. Ora, chiaramente, fino a ieri, coi ferri roventi, i cristiani hanno impedito alle persone di riconoscere questo. Lo hanno impedito con la violenza più nera, più truce, più oscena. Oggi è possibile invece riconoscere questo. Per cui, chiaramente, la religione cattolica è in pericolo, perché la religione cattolica non ha niente da offrire agli esseri umani. A questo punto, cosa succede? Che effettivamente la Chiesa cattolica è in pericolo, ma non è in pericolo il sistema sociale. È in pericolo soltanto un sistema preciso per trafficare gli schiavi, per mettere in ginocchio i bambini, per costringerli a pregare. Dunque, è in pericolo la coercizione. Naturalmente cosa succede? Che la Chiesa Cattolica gioca sporco, cioè cerca di usare questi pericoli mischiandoli. Allora abbiamo un allarme del Ministero degli Interni che non è un allarme, è semplicemente un lavoro di analisi e di ricerca, non è assolutamente un allarme. E abbiamo invece alcuni della Chiesa Cattolica che soffiano su questa roba. Ed essenzialmente abbiamo un personaggio, tale Giuseppe Bisetto, che arriva a dire sul Gazzettino del 1 maggio 1998: potrebbe esserci più di qualche gruppo pronto ad esibirsi in piazza San Pietro. Attenzione alla pericolosità. Qualcuno che si esibisce in piazza San Pietro denudandosi e compiendo riti. Speriamo che non accada di peggio. Cioè, praticamente questo Bisetto, che è un individuo demenziale, perché è solo un individuo demenziale, va ad accusare altre persone, delle tendenze ad altre persone, quello che lui farebbe se. Cioè in pratica non fa altro che specchiare il suo modo di essere, il suo modo di pensare nelle altre persone. È come quando i cristiani danno dei satanisti agli altri. Non fanno altro che specchiare il loro essere, il loro pensiero negli altri. Questa è veramente una cosa vergognosa, eh? Cioè veramente questo mette in discussione quello che è la libertà di pensiero. Comunque, noi a Bisetto gli lasciamo le sue idee, gli lasciamo il suo modo di essere, però ricordiamoci che la pericolosità è soltanto della Chiesa Cattolica. Facciamo un esempio di pericolosità della Chiesa Cattolica.
ultimamente c'è stato un omicidio in Città del Vaticano. Il vice caporale delle guardie ha ammazzato il comandante e sua moglie. A noi non è che ce ne frega più di tanto, però apparendo dei trafiletti su dei giornali, si dice che, io qui i giornali non ce li ho, ma posso tranquillamente andare in ricerca perché la rassegna stampa la faccio dopo, che questo personaggio, comandante delle guardie, faceva capo, o era vicino, o era membro, poi ognuno veda cos'è, dell'Opus Dei. Allora, noi dal libro della Tapie e da quello che sappiamo sull'Opus Dei, sappiamo che quando una persona dell'Opus Dei ha una carica sociale elevata, qualunque essa sia, in qualunque ambiente esso sia, ha il dovere, proprio per partecipare all'Opus Dei o essere vicino all'Opus Dei, di favorire tutti i membri dell'Opus Dei e di tagliare le gambe a chi non è membro dell'Opus Dei, anche se è cattolico, anche se è dello stesso giro di pensiero. Ora, è facile ipotizzare che questa persona abbia massacrato sistematicamente questa persona, nel senso che cosa significa massacrare un comandante delle guardie? Non ricordo che non rispondo per telefono finché non ho finito e devo ancora fare tutta l'altra parte, per cui fino alle 16 non risponderò al telefono. Significa che se sto ragazzo rientra in caserma dopo l'orario di rientro dalla caserma, il comandante può scegliere se punire o non punire. La scelta soggettiva del comandante di punire è una persecuzione quando c'è anche scelta di non punire. Cioè, sono le scelte nell'applicazione dei regolamenti da parte del comandante che determinano la persecuzione o meno. Il fatto che questo ragazzo abbia avuto dei rimproveri, degli attacchi, tali da fargli perdere l'onorificenza a cui lui ci teneva, l'ho portato ad andare fuori di testa e l'ho portato a commettere quel delitto che ha commesso. Ora, io non disquisisco sul delitto, sulla pena e sulle altre cose. Dico questo, che l'essere umano non è creato da un dio pazzo. L'essere umano si trasforma giorno per giorno attraverso ciò che incontra. Bene, l'Opus Dei ha fatto delle azioni per far andare questo fuori di testa. Ora, da questo punto di vista, ha ragione il Ministero degli Interni dicendo che ci sono delle sette pericolose, ma la setta veramente pericolosa è quella cattolica. Cioè, le azioni che lei fa, i cattolici fanno su persone indifese, costringendole a dei comportamenti insani. E si costringe a dei comportamenti insani quando la soggettività interviene sull'oggettività della giustizia. Cioè, quando la giustizia non è elemento oggettivo, come richiede la Costituzione della Repubblica Italiana, ma è lasciata alla soggettività e all'arbitrio di una persona che ha intenti diversi dalla giustizia stessa. Per cui l'unica setta veramente pericolosa, quella che provoca delitti, quella che provoca depauperimenti del sistema sociale, quella che provoca grandi casini, è quella dei cattolici. Quella è l'unica setta veramente pericolosa. Detto questo, e questo è il nostro pensiero, dopodiché io sostengo che non esiste nessun tentativo da parte del Ministero degli Interni di fare delle persecuzioni ai sistemi di pensiero delle persone. Esistono invece i cattolici che stanno tentando di usare i lavori del Ministero dell'Interno, stanno tentando di manipolare quelli che è il normale lavoro di polizia, il normale lavoro investigativo, per fini diversi da quello che è il lavoro stesso. Probabilmente se andrà farò una lettera direttamente al Ministro degli Interni, comunque staremo a vedere, ci penserò un attimo in ogni caso. Detto questo, e spero di essere stato sufficientemente chiaro, prima di cominciare la trasmissione di oggi farò un piccolissimo annuncio. Vi ricordo che sabato 9 maggio 1998, alle ore 16:30, in sala consiliare del quartiere Reno di Bologna, in via Battindarno 123, vicino al deposito autobus, terremo la nostra quinta conferenza. Come di paganesimo politeista e stregoneria, come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. Ripeto il titolo, se a qualcuno non fosse venuto in mente. Paganesimo politeista e stregoneria, come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. E qui sfido Tonini, che sputa sulle persone, a confrontarsi se ne ha coraggio, visto che a lui gli piace discutere solo con le persone in ginocchio davanti al suo Dio assassino, eh?
Io ho un altissimo disprezzo per chi disprezza i più deboli, per chi costringe i più deboli in ginocchio, comunque in ogni caso. Non ho nessun apprezzamento e non ho nemmeno intenzione di usare parole dolci rispetto a chi fa della violenza rispetto al più debole. La conferenza tratterà sempre i soliti titoli che noi usiamo, ormai che portiamo in giro: la creazione del paganesimo politeista, la vita e la morte, il concetto di divino come negazione del Dio cristiano, l'essere assolutamente necessario, l'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica, il circostante come coscienza, i riti in stregoneria mezzo per fondare la libertà, il paganesimo politeista come religione. Relatore sarò io, insieme all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. E niente, se qualcuno ha tempo di venire a sentire, sentirà le stesse cose che abbiamo detto a Treviso, le stesse cose che abbiamo detto a Vicenza e le stesse cose che stiamo ribadendo anche per radio, né più né meno. Con la differenza che pubblicamente chiunque può ribattere in pubblico e può ricevere le risposte in pubblico. Le risposte saranno sempre dure, saranno sempre precise, saranno sempre in quella direzione. Non è mica detto che andiamo tutti d'accordo, possiamo anche non andare benissimo d'accordo. Noi esponiamo i nostri concetti e spieghiamo il nostro pensiero, la linea del nostro pensiero, le nostre preposizioni, e chi ci vuole ascoltare bene, chi non ci vuole ascoltare benissimo, amici come prima. Perfetto. Ora cominciamo invece la trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi continuiamo il nostro discorso sul crogiolo del male. Allora, facciamo un riassunto brevissimo per i nuovi radioascoltatori, se qualcuno fosse in ascolto. In cosa verte questo ciclo di trasmissioni che stiamo facendo? Ricordo che abbiamo fatto parecchi cicli di trasmissioni finora. Abbiamo parlato dell'operazione di stregoneria per uscire dall'orrore in cui i cristiani hanno cacciato gli esseri umani. Abbiamo parlato cicli sulle conferenze che abbiamo tenuto. Abbiamo parlato di vari sistemi di paganesimi. Abbiamo parlato del crogiolo dello stregone. Abbiamo parlato di tantissime cose. Tant'è che a un certo punto qualcuno ci pensava che fossimo anticlericali. L'anticlericalismo ci va bene, perché ci va a definire il concetto di male che nel paganesimo non è mai stato definito in modo coerente. E dopodiché abbiamo cominciato il crogiolo dello stregone in due posizioni diverse, nei quattro canti del mondo e nel crogiolo del male. Il crogiolo dello stregone è un insieme di principi che, mescolandoli, usandoli, l'individuo può costruire la sua via di libertà, può costruire se stesso. Il crogiolo del male, invece, è quell'insieme di cose che vengono messe per costringere l'individuo a essere in ginocchio, per costringere l'individuo a essere sottomesso, per impedire all'individuo di giungere alla libertà. Il crogiolo nei quattro canti del mondo, il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, sono tutti quei principi che vengono usati nella relazione col divino che ci circonda, cioè l'essere umano che comincia a levarsi dalla posizione in ginocchio, arriva a comprendere che quello che lo circonda non sono forme e materia e basta, ma sono coscienze. E allora entra in relazione con queste coscienze, e entrando in relazione forma i quattro canti del mondo, cioè la ragione e la percezione alterata della persona, la ragione e la percezione alterata dell'oggetto con cui uno viene in relazione. Può essere il pianeta, può essere il bosco, può essere l'albero, può essere le tensioni della vita, le tensioni dei mutamenti, tutte le divinità di cui abbiamo parlato. E costruisce i quattro canti del mondo. Naturalmente il crogiolo interagisce. Quando si costruisce i quattro canti del mondo, si costruiscono delle relazioni. Le relazioni alimentano chi costruisce la relazione, cioè il divino alimenta l'essere umano e l'essere umano alimenta il divino con cui entra in relazione. Naturalmente sia il divino con cui entra in relazione sia l'essere umano sono entrambi degli dei, cioè sono due dei che entrano in relazione. E questo è un concetto che abbiamo già sviluppato abbastanza. La trasmissione di oggi è la sospensione del dialogo interno nel crogiolo del male, divisa in due parti. La magia nera ha come obiettivo la costruzione della descrizione nell'individuo, non la descrizione che aiuta l'individuo ad integrarsi nel mondo della ragione ed usare questa integrazione come parte importante del proprio cammino verso l'eternità dei mutamenti. La magia nera deve trasformare la descrizione come momento assoluto dell'individuo. La magia nera deve fissare la descrizione alla quale sottomettere l'essere umano. Fuori dalla descrizione, per la magia nera,
esiste solo l'ignoto. L'ignoto che incute terrore alla descrizione, in quanto la descrizione non è in grado di comprenderlo, ma ne subisce angosciosa la presenza. La descrizione deve impedire all'individuo di affrontare l'ignoto. La descrizione non è in grado di descrivere non solo quanto ignora, ma quanto teme, ed è terrorizzata dalla presenza di qualche cosa che non è in grado di descrivere. La magia nera deve impedire all'essere umano di estendere se stesso, oltre la descrizione che gli permette di descrivere il minimo socialmente concepibile per la sua sopravvivenza. La sospensione del dialogo interno è un atto soggettivo dell'individuo attraverso il quale arma se stesso per affrontare l'ignoto che circonda la descrizione della sua ragione. La sospensione del dialogo interno è uno strumento, un'arma, attraverso la quale l'essere umano affronta la vita. Al momento della nascita, l'essere umano non ha dialogo interno. Egli è volontà. La ragione non è ancora formata. Il dialogo della descrizione non ha ancora scalzato il silenzio della volontà con la quale l'individuo è nato. La ragione intraprende, fin dal primo anno di vita dell'individuo, la sua feroce battaglia per il predominio sulla volontà. La ragione spinge l'individuo ad attrezzarsi per affrontare la volontà spinge l'individuo ad attrezzarsi per affrontare l'ignoto. La ragione dice all'individuo: io sono il tutto, l'ignoto non esiste, tutto è compreso nella descrizione, io sono l'assoluto. Quando la ragione ha scalzato volontà, deve garantirsi il dominio sull'essere umano. La ragione deve garantirsi il dominio sull'essere umano. Deve impedire alla volontà di riprendere il controllo dell'essere umano per impedirgli di affrontare lo sconosciuto che la circonda. La ragione, per garantirsi il predominio, il possesso dell'individuo, deve convincere l'individuo che nulla esiste fuori di lei. Così il mondo, fuori della ragione, si popola di mostri. Si popola di esseri mostruosi che hanno un solo scopo, un solo obiettivo: impedire all'essere umano di uscire dalla ragione, impedire all'essere umano di verificare quei mostri. I mostri sono terribili, sono i mostri dell'infanzia, è l'uomo nero o il lupo cattivo. Sono i mostri che nel subconscio umano prendono forma, innestati come misura precauzionale della ragione, che con le sue descrizioni paurose vuole evitare che l'essere umano affronti lo sconosciuto. Così il demone è trasgressione e la coscienza è pronta a mordere il cervello dell'individuo non appena incautamente trascura i doveri morali di autopunizione nei confronti dei suoi bisogni e delle sue necessità. Così sono i mostri dell'oscurantismo, le minacce contro le trasgressioni fino alle fobie che attraversano l'essere umano costringendolo a comportamenti definiti. Cosa teme la ragione? La ragione teme che l'individuo sospenda il dialogo interno, attraverso il quale lei si nutre e permetta a volontà di attrezzarlo per affrontare l'esistenza. La ragione si nutre della descrizione, ripetuta all'infinito. L'essere umano è l'unico essere della natura che parla anche quando pensa. Descrive, descrive, descrive. Quando non è in grado di descrivere, inventa fantasmi fuori della ragione, guardiani orrifici che popolano i sogni, trasformandoli in incubi. La ragione chiede un tributo per i suoi servigi all'individuo, gli chiede la rinuncia a divenire nell'eternità dei mutamenti, a risolvere in se stessa il suo futuro distruggendosi. La ragione, da strumento del divenire dell'individuo, è diventata padrone e dominatore dell'individuo. Questi non è più in grado di far precedere la soluzione alla descrizione del problema. Riesce a risolvere soltanto quanto descrive. Quanto non descrive lo ignora o lo relega nell'ambito della follia. Tutto ha una spiegazione scientifico-razionale, dove la spiegazione scientifico-razionale altro non è che soddisfazione dei bisogni di dominio della ragione. Era la Terra che girava attorno al Sole o era il Sole che girava attorno alla Terra? La ragione, la descrizione imponeva la soluzione. Quando la ragione non ebbe più paura che i fantasmi del terrore con cui lei controllava gli individui venissero scalzati, allora fu la Terra a girare attorno al Sole. Non è una questione di verità, è una questione di proprietà della ragione sull'essere umano. L'essere umano percorre un cammino di libertà nei confronti della ragione.
Ma il crogiolo del male lo deve impedire a tutti i costi, anche a costo di scatenare i fantasmi che ha messo in guardia del suo dominio. La sospensione del dialogo interno permette alla volontà di far sentire la sua presenza e attrezzare l'individuo per affrontare lo sconosciuto che ci circonda. La magia nera del crogiolo del male attrezza fantasmi per impedire all'essere umano di affrontare lo sconosciuto e di scalzare la ragione dal posto di padrona dell'individuo. I fantasmi della ragione, prima parte, da Eros e civiltà di Herbert Marcuse, edizione Einaudi. Ho estratto alcuni elementi che vi leggerò in sequenza, alcuni punti che leggerò in sequenza. Sono in totale 7 punti e poi li commentiamo. Primo. La sostituzione del principio della realtà al principio del piacere costituisce il grande episodio traumatico dello sviluppo dell'uomo. 2. Ma sia sul piano della specie che su quello dell'individuo, la sottomissione si ripete continuamente. Il dominio del padre primordiale è seguito dopo la prima ribellione dal dominio dei figli e il clan fraterno, sviluppandosi, si trasforma in dominio sociale e politico istituzionalizzato. Il principio della realtà si materializza in un sistema di istituzioni. 3. Ma fin dalla prima restaurazione preistorica del dominio, seguita dalla prima ribellione, la repressione dall'esterno è stata coadiuvata dalla repressione dall'interno. L'individuo non libero introietta i propri padroni e le imposizioni di questi ultimi nel proprio apparato psichico. La lotta contro la libertà si riproduce nella psiche dell'uomo come autorepressione dell'individuo represso e la sua autorepressione a sua volta sostiene il padrone e le sue istituzioni. È questa dinamica psichica che, secondo Freud, costituisce la dinamica della civiltà. 4. La penuria insegna all'uomo che non è possibile soddisfare liberamente i propri impulsi istintuali, che non è possibile vivere sotto il principio del piacere. 5. Questa concezione è antica come la civiltà stessa e ha sempre fornito le razionalizzazioni più efficaci in favore della repressione. In misura considerevole, la teoria di Freud condivide questa razionalizzazione. Freud considera eterna la lotta primordiale per l'esistenza e crede quindi che un antagonismo eterno fra principio del piacere e principio di realtà. Il convincimento che una civiltà non repressiva sia impossibile è una pietra angolare nella costruzione teorica freudiana. Punto 6. La liberazione psicoanalitica della memoria sconvolge e distrugge la posizione razionale dell'individuo represso. Quando il conoscere cede il passo al riconoscere, le immagini proibite e gli impulsi proibiti dell'infanzia cominciano a proclamare quella verità che la ragione nega. La regressione assume una funzione progressiva. Il passato riscoperto offre norme critiche che sono represse nel presente. Punto 7. Ma l'evidenza è sufficientemente forte e la strada più lunga è sufficientemente lunga per giustificare l'ipotesi opposta. L'eros viene definito come la grande forza unificatrice che conserva tutta la vita. L'ultimo e più profondo apporto fra eros e thanatos rimane oscuro. Ricordo che non prendo le telefonate, un attimo solo. Vi ricordo che non prendo le telefonate finché non ho finito. Fra eros e thanatos rimane oscuro. Se Eros e Thanatos emergono quindi come i due istinti fondamentali, la cui onnipresenza e continua fusione, nonché la defusione, caratterizzano il processo della vita, questa teoria degli istinti va molto al di là di una semplice riformulazione dei concetti freudiani precedenti. Gli psicoanalisti hanno rilevato giustamente che l'ultima metapsicologia di Freud è basata su un concetto degli istinti essenzialmente nuovo. Gli istinti non sono più definiti nei termini della loro origine e della loro funzione organica, ma nei termini di una forza determinante che dà una direzione ai processi di vita, nei termini di principi di vita. Le nozioni di istinto, principio e regolazione vengono considerate identiche. La rigida contrapposizione di un apparato psichico regolato da certi principi da un lato e di istinti che penetrano nell'apparato dall'altro non poté più essere mantenuta. Questi sono pezzi tratti da Eros e civiltà di Herbert Marcuse. Commentiamo questi passi di Marcuse che ci permettono di capire alcuni aspetti del meccanismo attraverso il quale la ragione
si impadronisce dell'essere umano ed instaura la sua dittatura, annullando in esso il ricordo della volontà attraverso la quale è nato e ha costruito se stesso. Il dialogo interno, continuo ed ossessionante, è il mezzo col quale la ragione si impone all'individuo. Il dialogo interno e più in generale la descrizione continua attraverso l'uso delle parole è l'arma attraverso la quale la ragione impone i suoi fantasmi. Il primo elemento che mettiamo in evidenza è la sostituzione del dovere al principio del piacere. In altre parole, l'individuo viene educato a rispondere a delle stimolazioni esterne anziché essere guidato a comprendere e funzionare in risposta alle stimolazioni che dall'interno lo spingono per funzionare. In un sistema sociale più vicino ai bisogni dell'individuo, le due cose potrebbero anche convivere, ma il meccanismo per imporre i fantasmi della ragione all'individuo cominciano con la sostituzione dura e violenta del dovere alle stimolazioni del piacere. È poco importante che citiamo gli episodi attraverso i quali questo avviene, basta ricordare che il sistema sociale in cui viviamo si aspetta che l'individuo si adegui al sistema stesso e non prevede una sua evoluzione in funzione dell'evoluzione dell'individuo. Tutte le trasformazioni sono frutto di dure lotte. Il nuovo nato non deve seguire i suoi impulsi, ma deve adeguarsi agli impulsi che dall'esterno giungono a lui. Questo è reale, questo è funzionale, non i suoi impulsi istintuali, simili a quelli degli animali. Questa azione è traumatica per il nuovo nato. Egli è costretto a rinunciare a se stesso, per venire incontro alle sollecitazioni esterne. Il nuovo nato pratica l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive che incontra. Questo trauma condizionerà l'intera sua esistenza, gli strapperà le determinazioni con le quali pretende di affrontare il futuro, per sottometterlo al principio di realtà, cioè alla richiesta di adeguarsi. Data questa impostazione educazionale nei confronti del nuovo nato, dice Marcuse che, sia sul piano della specie che su quello dell'individuo, la sottomissione si ripete continuamente. Dunque, il trauma non è legato semplicemente al nuovo nato, ma si ripropone ad ogni nuovo nato. In altre parole, si innesta un processo a valanga per cui ogni nuovo nato viene sottoposto ad una situazione traumatica imposta da chi traumatizzato alla nascita non è stato in grado di superare la barriera imposta dal trauma stesso. Questo processo di degenerazione nella relazione generazionale avviene in quanto è più facile per l'essere umano adulto costringere un bambino a subire il trauma che affrontare la vita, trasformarsi, superare il trauma che ha subito e impedire che questo si riproduca. In ultima analisi, è più facile riprodurre il male e l'orrore che percorrere un sentiero virtuoso che porti all'imperio di libertà. Chi è in ginocchio non solo non è in grado di concepire l'universo che lo circonda, ma è pronto ad artigliare e ad affossare chiunque tenti di dare l'assalto al cielo. Così il male si riproduce in quanto seminare questo è più semplice che seminare la vita, e poi questo male diventa elemento naturale dell'esistenza. Sembra che non esista nulla fuori da questo tipo di comportamento. Per questo motivo, questo comportamento si istituzionalizza, si trasforma in dominio sociale, viene codificato in un sistema di istituzioni, diventa naturale. Quando un individuo ha tentato di ribellarsi a questo, non solo ha dovuto combattere le tradizioni istituzionalizzate, ma ha dovuto confrontarsi anche con i fantasmi che dentro di lui gli erano stati imposti attraverso il condizionamento educazionale. In altre parole, come dice Marcuse, la repressione dall'esterno è stata coadiuvata dalla repressione dall'interno. Il condizionamento educazionale subito, fin dai primissimi anni di vita, ha costruito per il proprio successo la psiche dell'individuo, i suoi caratteri intimi. L'individuo non è bloccato soltanto dal mondo circostante, ma è bloccato dalle sue stesse autoimposizioni, dai suoi stessi fantasmi psichici che gli sono stati imposti, ed egli, anziché impostare una battaglia feroce per liberarsene, li ha interiorizzati facendoli propri. L'individuo represso. L'individuo oppresso alimenta egli stesso la sua repressione e la sua oppressione. Secondo Freud, questa è la dinamica della civiltà. Purtroppo questa è la dinamica della distruzione dell'individuo all'interno di questa civiltà, dove ogni processo, sia di natura sociale che psichica o economica, avviene sempre con grandi lotte e grandi sacrifici rispetto ad un apparato repressivo e autorepressivo che si riproduce continuamente in quanto annulla ogni possibilità di percezione psichica dell'individuo. Annulla ogni capacità soggettiva di percezione psichistica del circostante,
dei messaggi che dal circostante giungono all'essere umano e delle necessità che il circostante rivolge all'essere umano per l'urgenza che il circostante presenta all'essere umano di un'indispensabile ricerca di libertà. Libertà nella percezione, libertà nell'affrontare l'esistenza liberandosi dai fantasmi che lo opprimono, libertà di seguire la propria sequenza dei mutamenti per diventare eterno, mutamento dopo mutamento. Come si controllano gli impulsi istintuali del bambino e più in generale degli esseri umani? La penuria, dice Marcuse, la privazione, il controllo dell'oggetto che permette all'essere umano di vivere sotto il principio del piacere anziché quello di realtà o del dovere. Gli esseri umani vengono privati di quanto dona il loro piacere. Cibo e sesso vengono manipolati dal sistema sociale che li rende carenti come affetto, tempo e sonno. Tutto viene usato per costringere l'essere umano a soggiacere al principio di realtà, imparando che non è socialmente possibile vivere sotto il principio del piacere, salvo i privilegiati naturalmente. La penuria è un vecchio trucco del controllo sociale applicato nelle famiglie nei confronti dei bambini, o meglio, dal momento della che nella famiglia nei confronti dei neonati, scusate ma non prendo le telefonate finché non ho finito, anche se oggi finirò un po' tardi, dal momento che nella famiglia nei confronti dei neonati ha dato ottimi risultati di controllo degli stessi, si è pensato bene di applicarlo anche sul piano sociale, come insegnamento del Dio padrone. Ricordate come Giuseppe trasforma il popolo egiziano in un popolo di schiavi? Accaparrando il pane negli anni abbondanti e rivendendolo a caro prezzo negli anni di penuria, fino a richiedere la riduzione in schiavitù di chi ha fame. Questo è un insegnamento del macellaio di Sodoma e Gomorra. Marcuse ricorda come Freud condivide questo tipo di contrapposizione fra il principio del piacere e il principio di realtà o del dovere e considera questo come una questione di progresso sociale. In realtà è solo questione del progresso e dell'evoluzione dei sistemi del controllo sociale, cosa ben diversa. Ricordiamo come Freud non concepisca nessun tipo di civiltà che non sia distruttiva nei confronti del singolo essere umano. Per Freud una civiltà si nutre degli esseri umani che comprende portandoli vuoti alla morte del corpo fisico. Freud ha torto. L'essere umano ha il dovere di sottrarsi alla fagocitazione del principio di realtà o del dovere. Il dovere o il principio di realtà non devono necessariamente trasformarsi in blocchi psichici nell'individuo, non devono necessariamente distruggere la sua capacità percettiva del mondo circostante, non devono necessariamente distruggere l'individuo stesso. Questa necessità è una necessità assolutamente asociale. È necessità della pulsione di morte. La pulsione di morte non è in grado di costruire nessun sistema sociale. La sua costruzione, semmai, avviene per la lotta intrapresa degli esseri umani contro la pulsione di morte e dei suoi lati più distruttivi. La civiltà non è costruita dalla repressione del singolo essere, ma è costruita dalla strenua lotta dell'oppresso contro l'oppressore che, al di là dei suoi successi, costringe questi a continui riadattamenti. Secondo Marcuse, la liberazione psicoanalitica della memoria sconvolge e distrugge la posizione razionale dell'individuo represso. In realtà, la distruzione dei fantasmi della ragione porta allo sconvolgimento della ragione stessa. La ragione sa perfettamente di non essere padrona dell'individuo, ma per garantirsi il controllo dell'individuo ha costruito fantasmi a guardia dell'individuo stesso. Ricordo che non prendo le telefonate finché non ho finito. L'individuo può dare qualunque cosa, meno può fare qualunque cosa, meno che affrontare i suoi fantasmi. Di quello che vuoi della Chiesa, ma non accusare di malvagità il Gesù di Nazareth. Questa qua me la sento dire spesso. Ed ecco come una figura che descrive un essere criminale è entrata talmente profondamente nel condizionamento educazionale della persona da renderla incapace di analizzare concetti semplici. Quando per la stessa azione accuserebbe indignata, pronta al linciaggio chiunque, quando questa azione viene riferita al Gesù di Nazareth, diventa subito permessa e santa. Il cammino di libertà dell'individuo sconvolge la ragione e questa deve cedere parte del suo strumento fondamentale, la descrizione. Così l'individuo cessa di alimentare il dialogo interno e alimenta le immagini. Attraverso le immagini riconosce i propri bisogni, i propri impulsi, seguendo i quali libera la propria percezione.
Gli impulsi dell'infanzia cominciano a proclamare quella verità, continua Marcuse, non avvedendosi che quanto spinge a riconoscere non sono gli impulsi dell'infanzia, ma l'essere umano che cresce non solo riconoscendo la forza che da dentro di lui spinge per emergere, ma per cercare la direzione nella quale seguire i propri mutamenti. La ragione nega quegli impulsi, li presenta continuamente intenzioni nuove e diverse, ne devia il flusso. Ma nella sua estrema lotta la ragione deve riconoscere la propria sconfitta quando l'essere umano sospende il dialogo, sospende la descrizione del mondo, si fa sommergere dalle tensioni che dal circostante si muovono verso di lui. Non condivido l'imposizione psicoanalitica di Marcuse, ma il meccanismo che egli individua è esattamente quello individuato dagli stregoni, anche se con differenze di piano su cui espandersi. Mentre Marcuse e tutti i psicoanalisti tendono a risolvere i conflitti interiori manipolando l'individuo, la stregoneria porta il conflitto fuori dall'individuo. Scusate un attimo solo. Fuori dall'individuo. Porta l'individuo ad affrontare il mondo attraverso la sospensione del dialogo interno e il farsi trapassare dalle tensioni che dal circostante giungono all'essere umano. Quelle tensioni diventano immagini. Prima che l'individuo le riconosca come oggetti, e partendo da quelle immagini l'individuo costruisce se stesso proclamando al mondo: io esisto. Quali sono le forze che impediscono all'individuo di negare completamente se stesso nonostante gli sforzi della magia nera di metterlo in ginocchio? Eros come forza che spinge ad esercitare alcune determinazioni necessarie all'interno della propria esistenza e Thanatos, la morte del corpo fisico, come consapevolezza della sua ineluttabilità nel processo di trasformazione dell'essere umano. Comunque devo praticare le mie determinazioni se voglio praticare sesso. Comunque il mio corpo fisico morirà. L'elemento Eros è talmente forte all'interno dell'individuo che tutti i tentativi della magia nera di distruggerne l'espressione si tramutano in fobie e in depravazioni. Fobie e depravazioni sono risposte ad atti coercitivi delle pulsioni sessuali imposte all'individuo. I fantasmi della ragione, pronti a scatenarsi non appena l'essere umano sospende il dialogo interno, sono in gran parte prodotti e fissati dalla coercizione sessuale sull'individuo. La coercizione sessuale dell'individuo gli impedisce di percepire Thanatos. Thanatos non è più il fine della propria esistenza, il motivo per il quale si deve costruire se stessi, ma è il fine che con terrore l'individuo tende. Thanatos, dal bisogno dell'individuo si trasforma in terrore, pronto a divorare e distruggere le possibilità dell'individuo. La forza di Eros è la forza che costruisce l'individuo, portandolo a costruire il proprio corpo luminoso attraverso il quale affrontare Thanatos e trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, mentre la fobia imposta con la coercizione e la repressione sessuali porta a trasformare Thanatos in distruzione dell'intero divenire dell'individuo. Il dialogo interno non si sospende fin tanto che le fobie sessuali sono padrone dell'individuo. Il dialogo interno non si può sospendere in quanto i fantasmi sono pronti ad assalire l'essere umano. L'essere umano ha paura del circostante, ha un terrore folle di uscire dalla descrizione. Fuori dalla descrizione egli incontra il Dio cristiano, i suoi diavoli e i suoi anatemi. Fuori dalla descrizione incontra le proprie fobie sotto forma di fantasmi e di incubi. A quel punto l'essere umano non è più in grado di sospendere il dialogo interno, a meno che la sua volontà, appropriandosi almeno per un istante del suo essere, non selli per lui ronzinante e non lo porti a scagliarsi contro i mulini a vento delle sue paure, delle sue fobie, dei suoi fantasmi. Solo dopo averli abbattuti, attraverso una titanica lotta potrà sospendere il dialogo interno e percorrere, nutrendosi, i grandi sentieri dello sconosciuto che terrorizzavano la sua ragione. Eros e Thanatos spingono l'essere umano ad uscire dalla condizione fobica. Eros è una forza che spinge da dentro all'individuo e che pretende soddisfazione. E Thanatos è l'ammonimento assoluto, sempre presente davanti all'individuo per tutta la sua esistenza. Ricordo che la stregoneria non accetta la metodica psicoanalista. In quanto, mentre il terreno di espressione della stregoneria è il mondo che ci circonda, con quanto contiene, per la psicoanalisi l'individuo e la sua anima sono separate dal mondo. Tant'è che è l'individuo sbagliato per la psicoanalisi, non il mondo. Le cause e le coercizioni che questo proietta sull'individuo.
da questo nasce la civiltà, dice Freud. In stregoneria non è così, in quanto la rimozione degli ostacoli che impediscono il fare per la costruzione del potere di essere dell'individuo è un atto fondamentale della via che porta all'eternità dei mutamenti dell'individuo. E qui ho finito. Nella prossima trasmissione continueremo la sospensione del dialogo interno e crogiolo del male con l'elencazione dei fantasmi. Per l'elencazione dei fantasmi è usato la Donne che corrono coi lupi di Pincola, perché la serie di storie mi davano una serie di spunti per individuare alcuni fantasmi della ragione. Per cui la prossima volta continueremo la seconda parte di questo scritto. Un attimo solo, mando 2 secondi di musica. E dopo, se qualcuno vuole telefonare, io sono in trasmissione in questo momento. Eccoci qua ancora. Bene, questa è la presentazione della sospensione del giudizio all'interno del crogiolo del male. In tutto questo, cosa significa? Significa che la ragione ha uno scopo preciso, ha uno scopo di chiudere l'individuo all'interno del pensiero. Solo ciò che pensa la ragione è una cosa viva, è una cosa vera. Ciò che la ragione non riesce a pensare non esiste, per cui non esiste nemmeno la possibilità per l'individuo di costruirsi per affrontare uno sconosciuto, perché la ragione dice guarda che non c'è sconosciuto. Allora, i fenomeni che io ricevo, allora che tu non riesci a descrivere, dice l'individuo, la ragione da dove vengono? Viene da Dio, viene da Satana, viene da tutta una serie di fantasmi, tutta una serie di orrori. Di cui la ragione si fa circondare per impedire all'individuo di uscire dalla ragione, di uscire dalla descrizione. E questo è il discorso della sospensione del giudizio nel crogiolo del male. Boh, questo è l'inizio. Vediamo un pochino di rassegna stampa e cosa ci leggiamo. Dal Gazzettino dell'11 aprile 1998. È duro il salto, eh? Il patriarca c'è, cerchiamo Gesù fra gli emarginati. Cosa significa tradotto questo? Costruiamo l'emarginazione, così nell'emarginazione noi possiamo cercare Gesù. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao, Volevo chiederti una cosa, io ho già letto a proposito dell'interruzione del dialogo interno anche su Castaneda, no? sì. Volevo sapere se potevi dire qualcosa, ampliare un po' il discorso, magari, mi rendo conto che è molto difficile, però volevo sapere se c'erano delle tecniche per poter, insomma, cercare di interrompere il dialogo interno, appunto, Va bene, va bene. te lo dirò, Sì, te lo grazie. dico subito, dopo le telefonate. Sì, La grazie. prima pausa, Sì, ciao. ciao. Pronto? Sì, quanto ignorante c'ho, ma ti sei tanto ignorante, anche il mercoledì ti vai in onda, ma impara a leggere Ciao. intanto, a educarti. Va bene. Allora, dico all'amica Susanna, la tecnica per sospendere il dialogo interno è quella di fermare il flusso delle parole all'interno della mente. Dunque, come si fa a fermare il flusso delle parole? Si cerca di creare il vuoto nella mente, magari guardando qualcosa, oppure guardando il nero, se chiudi gli occhi. Normalmente noi altri pensiamo sempre, cioè effettivamente facciamo un grandissimo sforzo per pensare, e il blocco del dialogo interno costa fatica, cioè nel senso che io per esempio per bloccare il dialogo interno l'ho usato come propedeutico al sognare, cioè praticamente. Cosa faccio? Mi distendo, mi rilasso, cerco di bloccare ogni flusso delle parole. Dopodiché cerco di evocare delle immagini eidetiche, cioè di evocare con la mente delle immagini e di analizzare le immagini che guardo, però senza descrivere, senza usare le parole, semplicemente guardandole. Oppure c'è un'altra tecnica, si può usare i suoni, per esempio, ti fai trapassare dei suoni e li ascolti senza descriverli. Anche gli odori, gli annusi, senza descriverli, cioè senza usare le parole. Non è facile all'inizio, all'inizio è abbastanza difficile. Si scivola sempre, cioè ci si sforza di farlo e si scivola sempre nelle parole, però non è importante. Un po' alla volta si riesce proprio a bloccarlo, sto dialogo interno. Dopodiché non è che si abbiano dei risultati incredibili. C'è però la trasformazione del nostro sentire il mondo, cioè praticamente. Col blocco del dialogo interno, cioè con tutte le arti del crogiolo stregone, ma col dialogo interno in particolar modo, cioè importantissimo,
il corpo luminoso unisce i suoi sensi a quelli della ragione. Cioè, tu vedi le immagini degli oggetti, continuerai sempre a vedere le immagini degli oggetti, però avrai, quando tu blocchi il dialogo interno, anche il tuo corpo luminoso, anche la tua percezione psichistica, diciamo così, riesce a vedere aspetti dell'oggetto che non vengono descritti. E il blocco del dialogo interno permette a questi aspetti di trasferirsi nella tua azione. Cioè, se tu vedi una persona, guardi una persona, se tu ti abitui a non descrivere e guardi una persona, vedi sempre la forma della persona, però bloccando il dialogo interno tu puoi intuire anche cosa c'è dietro alla persona, cioè cosa la persona sta pensando, cosa ti prospetta, se ci sono delle cose particolari. Cioè, l'analisi che fa il tuo corpo luminoso si trasferisce direttamente al tuo pensiero. Per cui tu hai delle azioni, hai delle reazioni davanti a quello che vedi, diverse che non se facessi un'analisi della sola forma, descrivi quello che vedi. L'importante è cominciare a fermare le parole. Cioè, le tecniche da Castaneda sono precise, cioè io ho cominciato con le tecniche di Castaneda, cioè fermare il dialogo interno. Dopo ho trovato dei risultati diversi da quelli che diceva Castaneda. Però si ferma il pensato e si usano gli occhi per guardare, si cerca di guardare senza descrivere, si ascoltano i suoni senza descriverli, si annusano gli odori senza descriverli, cioè fermare il flusso delle parole. Ci vuole un po' di pazienza, al limite ci si arriva inizialmente qualche secondo, ma poi viene ad aumentare il tempo. Questo è il discorso. Cioè, il dialogo interno è il flusso delle parole. L'essere umano è l'unico essere, purtroppo, che parla anche quando pensa. E questo qua bisogna fermarlo. Dopodiché, se si va troppo oltre a fermare il flusso delle parole, cioè se bloccare il flusso delle parole diventa eccessivo, allora bisogna cominciare a riprendere il flusso delle parole. Cioè, bisogna mantenere sempre un equilibrio nelle cose. Comunque, bloccare il flusso delle parole è un'opera gigantesca che fa la persona. Cioè, io ti torno a ripetere, ormai lo uso quasi esclusivamente come propedeutico al sognare. Cioè, prima di mettermi a dormire cerco di bloccare il flusso delle parole, è faticoso, ascolto le correnti vegetative, ascolto tutte le vibrazioni, mi guardo le immagini eidetiche, ogni tanto mi trovo in qualche mondo, in qualche posto strambo, mi guardo quello che vedo attorno e lo uso come per entrare nel sognare. Guarda, per me è una cosa favolosa, dopodiché fate voi quello che volete. Io spero di essere stato abbastanza chiaro, lo so che le parole non sono mai in grado di descrivere tutto, cioè non sono mai in grado di dire specialmente le cose che la persona si aspetta di sentirsi dire, però vabbè, io ci ho provato, eventualmente ti dirò ancora qualcosa se mi viene in mente qualcos'altro. Allora, andiamo avanti. Dal Gazzettino del 15 aprile 1998, questo ignorante vi dice che su questo Gazzettino del 15 aprile 1998 c'è un vescovo, un tale Hans Hermann Groer, che chiede perdono per aver stuprato dei ragazzini. Però non chiede perdono. Dice, dice che se ha danneggiato qualcuno lui si scusa. Cioè lui effettivamente, visto che la Chiesa Cattolica dice che le persone sono solo bestiame di un gregge, ricordatevi sempre questo concetto, lui è il pastore del gregge, poteva stuprare il gregge. Andiamo avanti. Vabbè, la Repubblica del 15 del 4, naturalmente a questo vescovo, dice sulla Repubblica, queste dichiarazioni provocano una serie di denunce fra gli ex colleghi e dipendenti di Groer, che secondo diverse testimonianze aveva approfittato della sua posizione per ottenere prestazioni sessuali da un gran numero di adolescenti, in molti casi contro la loro volontà, e così via. Padre Rudolf Fischer, ex allievo di Groer, ha detto di considerare le dichiarazioni del cardinale una provocazione, poiché in nessun momento si ammette la minima responsabilità. In pratica, sto cardinale ritiene suo diritto stuprare bambini. Io che sono ignorante. Allora, USA, dalla Repubblica dell'11 aprile 1998, USA, l'Accademia Nazionale delle Scienze ammonisce i professori a scuola, non dimenticate Darwin.
Professori, mettete da parte la fede religiosa, dimenticatevi di Adamo e insegnate ai vostri allievi che noi tutti, piaccia o non piaccia, discendiamo dalla scimmia. L'America di fine millennio che si dibatte fra New Age e oscurantismo e dove ogni idea, anche la più bizzarra, ha diritto di cittadinanza, e questo è il messaggio della National Academy of Sciences, che è stata costretta a richiamare all'ordine i professori di scienze e a ricordare loro di insegnare nelle classi che l'uomo discende appunto dalle scimmie. Le teorie dell'evoluzione sono parte integrante delle lezioni di scienze. Cosa succede negli Stati Uniti? Purtroppo negli Stati Uniti c'è un'azione determinante da parte dei cristiani e dei cattolici per impedire l'insegnamento scientifico e sottomettere gli esseri umani all'idea della creazione. A dispetto di una sentenza della Corte Suprema che nel 1987 mise al bando il creazionismo delle scuole pubbliche, cioè è una puttanata, è una menzogna, sono sempre più numerose le campagne per limitare o proibire del tutto che le teorie sull'evoluzione siano discusse in classe. Parecchi provveditori hanno ordinato agli insegnanti di concedere parità di tempo alle teorie bibliche del creazionismo. Praticamente la teoria dell'evoluzione viene combattuta con la teoria della creazione, che è chiaramente una truffa, è un imbroglio, è una fregatura. Ebbene, l'Accademia delle Scienze, nonostante le sentenze della Corte Costituzionale, della Corte Suprema negli Stati Uniti, continua a imporre la teoria della creazione. Ma come avviene l'imposizione? Attraverso le minacce, attraverso i ricatti dei professori, attraverso minacce e ricatti dei presidi. Questo è veramente, veramente terribile e schifido. E a questo proposito ho una notiziola, io sempre a proposito di Darwin, e ve la leggo subito. Attenzione. È della Repubblica del 26 aprile 1998. Darwin usò foto truccate. Doveva provare che alcune sensazioni erano simili fra umani e animali, ma mancava di documentazione. Per cui lui, per riuscire a far accettare la sua teoria, secondo cui le sensazioni umane e le sensazioni animali erano uguali, ha truccato delle foto. Questo siamo nel lontano 1859. Bene, io vi do un'altra notizia ancora più scioccante. Darwin è stato costretto a questo perché tutti lo prendevano in giro, perché lui diceva che le sensazioni degli umani e degli animali erano uguali. Bene, USA, dal Gazzettino del 29 aprile 1998. L'eccezionale chiacchierata è avvenuta su internet. Chiedi al computer. La gorilla Coco, mentre risponde ad alcune delle domande rivolte a 20.000 utenti su internet. Cioè, praticamente, la gorilla ha chiacchierato su internet con un vocabolario di circa un paio di migliaia di parole per esprimere le proprie sensazioni, le proprie emozioni e i propri desideri. Darwin, nel 1859, fu costretto a fare dei trucchi fotografici per far accettare quello che lui sapeva perfettamente. Nel 1998 una gorilla parla via internet, risponde a delle domande. Se qualcuno osa ancora dirmi che l'essere umano è superiore agli esseri animali, noi sputi un occhio solo perché è un'offesa, però sarebbe da sputargli un occhio. Ricordatevi che per far accettare la teoria dell'evoluzione darwiniana c'è stata voluta una vera e propria guerra titanica. Ancora oggi, quando le persone pensano, si pensano come create da un dio pazzo, anziché pensare di essere delle persone costruite e che stanno costruendo il futuro. Bene, ancora oggi c'è la devastazione emozionale delle persone. Bene, nel 1859 Darwin fu costretto a truccare delle foto. Nel 1998 Gorilla Coco parla via internet. Io, se fossi qualche cattolico, ci farei qualche pensierino sulla porcheria di quello che è stato fatto dal cattolicesimo, cioè la distruttività nei confronti del mondo che ci circonda. Cioè noi, il cristianesimo ha costretto gli esseri umani a venire meno alle relazioni col mondo, a saccheggiare il mondo. Dopodiché, dopo che gli esseri umani hanno saccheggiato il mondo, allora le valanghe scendono nelle montagne
e travolgono i paesi. Ma è solo il saccheggio del mondo operato dal cristianesimo, il non rispetto del mondo, la non partecipazione al divenire del mondo. Io, se fossi un cristiano, ci rifletterei un attimino su questo. Dopodiché gli ultimi dati dicono che nelle chiese la domenica va il 20% della popolazione contro il 25% di 5 anni fa. Vabbè. Ok, prendiamo discorso. La crema anti-UFO di Aquila Bianca. Aline Vergano, ovvero Aquila Bianca, viene accolta trionfante dalla regione Veneta, e solo a Padova, dopo che alcune sorelle hanno detto questa qua è una truffatrice, viene rifiutata. L'Aquila Bianca che prega, signor Vergano dice di appartenere alle tribù e Aston Cherokee del North Carolina, ma non figura nell'anagrafe della tribù. Incalzano le sorelle. E questa qua si mette a pregare per la pace, perché lei è delle grandi madri indiane che si dedicano alla pace. Beh, quando qualcuno parla di pace, sta già preparando la guerra, sta truffando, sta imbrogliando. Pace per il paganesimo è l'anima nera della vita, è la non contraddizione. Già da questo dovevano sapere che era una truffatrice, ma hanno talmente tanta voglia di dire che anche gli altri pregano, anche gli altri si mettono in ginocchio, che sono tutti pronti ad avallare ogni porcheria. E questo sono stati truffati. Vabbè. Dalla Repubblica del 20 aprile 1998. Aperto il sinodo per l'Asia, invitati due vescovi cinesi, naturalmente la Cina non li fa andare. Finché il Vaticano non impara a rispettare le leggi di ogni Stato, la dignità di ogni essere umano, a rispettare quelle che sono le regole del vivere civile, non si può riconoscere qualcosa che ha un solo scopo: costruire miseria sulla quale vendere il cattolicesimo, avere qualche milione di prostitute da vendere sui mercati occidentali e qualche centinaio di milioni di bambini da stuprare, perché è questo che vuole il Vaticano per la Cina. Il Papa guarda alla Chiesa di Cina. Naturalmente i cinesi non ci stanno, cioè sono ancora abbastanza forti per rifiutare questo. Andiamo avanti. Oh, un altro bellissimo articolo. Barba Blu, quando il crimine entra nella leggenda. Barba Blu. Chi è questo Barba Blu? Storicamente, questo è un articolo della Repubblica, sezione cultura, del 18 aprile 1998. È tale Gilles de Rais. Bene, Gilles de Rais fu un combattente per la Chiesa Cattolica. Fu un combattente alle armi di Giovanna d'Arco. La sua immensa fortuna, il giovane barone aggiunge l'onore delle armi, combatté accanto a Giovanna d'Arco alla liberazione di Orleans e a fianco del re durante la sua consacrazione a Reims, e viene da lui nominato per i suoi meriti guerrieri maresciallo di Francia. I suoi possedimenti si estendono dalla contea di Poitou al ducato di Bretagna. Sono punteggiati da decine di cupi castelli, meta di continui e instancabili trasferimenti dell'inquieto proprietario, che si muove con una scorta sontuosa. 200 armati costituiscono la sua armata privata, e a loro si aggiungono scudieri, paggi, i cantori della sua cappella, e con loro viaggiano anche i paramenti sacri di seta e oro, i candelieri, gli incensori, eccetera. E ogni volta perché Gilles ostenta la sua mistica devozione e adora il teatro, e le due cose si fondono perfettamente nelle cerimonie religiose che allestisce la mattina nei suoi castelli. La sera e la notte invece le stesse sale sono palcoscenico di ben diverse liturgie. Ogni volta che la corte del barone si sposta da un castello all'altro, dai paesi attraversati spariscono bambini e fanciulli. Alcuni vengono presi come paggi dagli uomini del barone e di loro poi non si sa più nulla. Questa è l'essere cattolico. Essere cattolico, essere cristiano, porta a questo. Volenti o nolenti. Nella storia ne abbiamo tonnellate di sti fatti. Ogni tanto ne troviamo qualcuno. Dalla Repubblica di mercoledì 15 aprile 1998. Poi la setta pericolosa sappiamo chi è. Anche per gli amici poliziotti in ascolto. La Repubblica di mercoledì 15 aprile 1998.
Venerdì sera, anteprima TV, da sabato, ostensione in Duomo. I fedeli avranno 2 minuti a testa per vedere la sindone. Bene, la sindone si sa benissimo che è una truffa. Si sa benissimo che è un paramento del 1300. Tutti i papi l'hanno sempre, non gliene è mai fregato niente di questo pezzo di straccio, anche perché il telo rappresenta l'ultimo dei cavalieri templari, per cui un nemico del papato, e per cui l'hanno sempre lasciata stare. Adesso invece gli serve un simbolo, gli serve qualcosa su cui costruire la sottomissione. Per cui si usa la truffa per sottomettere gli esseri umani. Si dice che è una truffa perché ciò non si può negare. Però sì, ma può darsi, sai, che la fede ancora possa, ma forse, sai, poi ci metti in dubbio, ma chissà che forse un giorno, ma dai. E col gioco della sospensione, col gioco del forse, del dubbio, dell'insinuazione, della menzogna, si costruisce orrore e morte. Ma in fondo non è così importante, vero? Tanto le persone non hanno nessun valore. Cosa volete? Che stia in ginocchio, che portano l'offerta. Un esercito contro il drago comunista. Escono oggi le memorie di Luigi Gedda, che nel 1948 fondò i comitati civici. Repubblica, giovedì 16 aprile 1998. E parla dell'azione del Vaticano contro il drago comunista. A me delle lotte politiche mi interessa molto poco. Io so solo questo, che lo scontro reale fu fra chi voleva gli esseri umani uguali, al di là di tutto quello che poi è combinato, e chi invece voleva gli esseri umani uguali in ginocchio davanti a lui. Questo fu lo scontro che avvenne. Basta, dopodiché io non devo aggiungere altro. Vediamo un attimino dalla Repubblica del 25 aprile 1998. Dall'Università Romana un via libera al farmaco USA antiimpotenza. Il Vaticano, la Cattolica, benedice la pillola dell'amore. Oh, oh. Allora, vediamo un attimino. Io, sesso a me piace. Tutto quello che favorisce i rapporti sessuali per me fa bene. Solo che come apprendista stregone qua c'è qualcosa che mi puzza. E cos'è che mi puzza esattamente? Mi puzza il colore blu. L'energia vitale stagnata viene vista in alterazione, Mario. Viene vista in alterazione della percezione sotto forma di colore blu. Cioè quando voi vedete, riuscite sia nel sognare, sia nel blocco del dialogo, nelle immagini idetiche che vedete, quando incontrate flussi di energia vitale stagnata, la vedete sotto forma di azzurro, blu, celeste, brillante. Questo è il colore dell'energia vitale stagnata. Ora, uno degli effetti collaterali che ha questa pillola è quello di vedere il mondo blu. Nell'occhio ci sono dei recettori che hanno proprio la funzione di dare questa valenza, questa valenza visiva. Per cui si ipotizza che la pillola praticamente blocchi gli altri ricettori e tenga liberi questi, o viceversa, insomma, o accentui questi ricettori, per cui c'è una visione blu del mondo. In realtà, siccome il rapporto sessuale è un movimento di energia vitale, secondo me non è esattamente così. Però, siccome più di tanto non è che mi interessi, sospendo il giudizio davanti a tutto, a me tutto quello che favorisce il sesso mi sta bene, però c'è questa variabile. Io ci starei un po' attenti, anche perché una persona che pratica sognare, che pratica sospensione del dialogo interno, che pratica agguato, che pratica scetticismo, che pratica sospensione del giudizio, che pratica l'ascolto del mondo che ci circonda, riesce ad avere una relazione sessuale, un'eccitazione sessuale più che sufficiente. Bene, qui c'è Mario e io fra poco chiuderò la trasmissione, fra 2 minuti ancora. Vediamo un attimo l'ultima telefonata. Pronto? Ciao.